Nello splendido scenario dell'area archeologica di Altili è stato presentato questa mattina il nuovo bando per chiedere i finanziamenti nell'ambito degli eventi di turismo e cultura. In una bella giornata di sole, l'area archeologica di Altilia Sepinum ha accolto numerosi giornalisti e cittadini per documentare l'avvio del nuovo bando dell'iniziativa Turismo e Cultura, un percorso voluto fortemente dall'assessore regionale Vincenzo Cotugno. Ripartiamo da Altiglia, da dove ci eravamo fermati prima del Covid-19. Ripartiamo da Sepino, uno dei borghi più belli d'Italia, sul tratturo Cantela-Pescasseroli, con Altiglia, un sito straordinario dove abbiamo visto la stampa internazionale che ci ha classificato come 37esimo posto da visitare nel mondo, per cui vogliamo ripartire da qua perché siamo convinti, fermamente convinti, oggi più di ieri, che l'asse del turismo e della cultura possa rappresentare un volano di sviluppo per questa regione in modo estremamente reale. Il territorio ci crede, il territorio sta vivendo questo momento insieme con le linee guida, insieme con la politica del governo regionale. Di questo noi siamo veramente contenti. Un plauso anche alle tante attività libere del territorio che noi contiamo di appoggiare e di valorizzare sempre di più. Veniamo però da un blocco totale delle attività. Non sapevamo ancora fino al 3 giugno di come si sarebbe potuta svolgere tutta la stagione estiva. Infatti abbiamo riprogrammato proprio il bando Turismo e Cultura per cercare di recuperare una stagione che fino a qualche settimana fa sembrava completamente compromessa. Così non è, cerchiamo di recuperarla quest'anno allungandola ovviamente al 2021 in funzione delle linee guida a livello nazionale della sicurezza, di non abbassare mai la guardia per l'emergenza sanitaria.